su Matteo Salvini sappiamo praticamente tutto, o almeno ci sembra. Il primo matrimonio nel 2003 con Fabrizia Jeluzzi, giornalista presso una radio privata, di origini pugliesi. Da lei ha un figlio, Federico, nel 2003. Dopo aver divorziato da Fabrizia, Matteo inizia a convivere con Giulia Martinelli, dalla quale ha, nel dicembre 2012, una figlia, Mirta. Poi, all'inizio del 2015 la rivista Novella 2000 svela la storia tra Salvini e la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, confermata in seguito da entrambi nel corso dei mesi successivi. Insomma, un matrimonio alle spalle, due figli e una compagna che lo segue e sostiene in quello che sembra l'anno di svolta della sua carriera politica e non. Come abbiamo detto all'inizio sappiamo tutto o quasi, ma praticamente niente su una figura a lui molto cara che nel corso degli anni abbiamo solo intravisto. Naturalmente tramite social, visto che è quello lo strumento preferito dell'attuale vice premier nonché ministro degli interni, e di cui non conosciamo nulla. Continua dopo la foto, parliamo della sorella di Matteo, Barbara Salvini. Di lei sappiamo che si è sposata durante il pomeriggio del 13 maggio del 2017 all'interno del castello di Chigliolo Po, nel Pavese, e che la cerimonia, che si è svolta alle 17, si è tenuta con rito civile. Testimone è stato il leader della Lega. Lui e la sorella sono apparsi entrambi molto emozionati. Il sì è stato detto alla presenza di un centinaio di invitati. È poi seguito un rinfresco, e in serata la cena. Inutile dire che per l'occasione, l'allora solo leader del Carroccio, postò soltanto una foto su Twitter con una piccola didascalia. Bella la mia sorellina che si sposa. Buona vita. Continua dopo la foto, riguardo alla sorella del vice premier, in molti avevano ipotizzato una sua scesa in campo, parafrasando un altro politico di destra, nel periodo estivo del 2017 infatti, poco dopo il suo matrimonio in effetti, era molto probabile vederla vicino al fratello. Ma l'ultima volta che questo è capitato, è stato durante la festa della Lega Nord che si è tenuta a Quinzano d'Oglio, in provincia di Brescia. Salvini per l'occasione ci era arrivato proprio in compagnia della sorella Barbara, con cui, poco dopo, ha posato davanti ai fotografi. Continua dopo la foto, e proprio in quel frangente che, in molti notarono che Barbara, in quegli ultimi periodo, appariva sempre più spesso in occasioni pubbliche al fianco del fratello segretario della Lega Nord, quindi la domanda fatidica? È pronto per lei un posticino dirigenziale nel partito? Staremo a vedere. Ti potrebbe anche interessare.